aneddoto, volevo andare da Economy, perché noi abbiamo il buono di spesa e niente ragazzi, siamo andati e abbiamo chiesto se prendevano il buono di spesa, ma nada de nada. Quindi siamo andati da Economy perché comunque ci conveniva e abbiamo preso, inizio subito dal frigorifero perché se no mi si scongela ogni cosa. Allora, questo che è un mix di formaggi grattugiato della Land, che è questo qua. Poi abbiamo preso, allora sto usando per la prima volta la telecamera, mentre al contrario, quindi se vedete sono un po' strana è per quello, perché non mi vedo. Poi fiocchi di latte, sempre stessa marca Land. Poi questa qui che è una brise fresca dei Tre Mulini, questa, ok? Che praticamente ragazzi è in offerta e era a 56 centesimi ed è veramente molto buona, però un consiglio se la prendete, fate magari prima lo strato senza niente e poi ci mettete sopra tipo verdura o cose del genere, perché se no risulta un po' morbida, quindi non vi viene bella croccantina, o se no dovete stare lì magari a cuocerla per tanto tempo. Poi wurstel, pollo e tacchino, altri wurstel, pollo e tacchino, poi sempre yogurt, che sapete nella mia spesa c'è sempre, ed è allo 0,1% di grassi, quindi molto buono. Poi piadina romagnola, anche questa c'è sempre nella mia spesa. Certo che mi è svuotata la spesa, poi sono simili, però comunque vi do sempre consigli diversi, quindi seguiteli tutti. Yogurt, che tra l'altro con questo vi ci faccio una cosa buonissima, tipo una simil cheesecake, praticamente metto sotto i biscotti, di solito quelli senza zucchero per il bambino, metto sotto i biscotti, poi ci faccio uno strato di yogurt e solo dopo ci metto tipo sopra o frutta o magari a volte cioccolato, dipende, e poi metto in frigo e lascio per un po' in frigo. Ragazzi, da bacio, i miei consigli. Svuota la spesa più ricette annesse. Ricotta, sempre questa di Land, 55 centesimi. C'erano in offerta queste fette di formaggio, e poi sono alla fine sottilette, di formaggio Fuso Light, queste della Land, e costavano 50 centesimi anche queste. Sempre della Land, mozzarella, perché con queste ci faccio tipo un'insalatona. Che tipo il mio ragazzo non mangia l'insalata, però in questo modo la mangia, perché è tipo una sorta di insalatona con mozzarella, poi se non ci mette la mozzarella ci mette il tonno, però ci mette anche tipo i ceci, un po' di pane, quindi è una cosa sfiziosa e non è la solita insalata, molto buona. Poi mozzarella per pizza. Io preferisco magari tipo comprargli le pesche e metterle lì dentro, però siccome gli piace e io sto lavorando in questo periodo, magari
il pomeriggio quando è magari viene dal papà e via al volo così velocemente. E poi sempre il papà ha questo proprio perché io lavoro, quindi una cosa da fare al volo, tortellini, questi sono ricotta, tortelloni, ricotta e spinaci e sono pronti in 3 minuti, dei tre mulini, uova d'allevamento a terra e sono 1 chilo, questa marca, queste qui. Faccio Per me subito. Poi terza busta, poi metto tutto in congelatore. Allora, spinacini, questi qui però in porzioni, perché erano in offerta 79 centesimi e fa sempre comodo averli in un congelatore. Poi pancetta affumicata per farla con la brisée, perché io di solito le faccio con una verdura e la pancetta. E poi magari ci metto un formaggio, dipende, a volte sì, a volte no. Poi, sempre stesso discorso di lavoro, ho preso queste qui che sono, io le chiamo le birbe, ma sono crocchette di pollo e formaggio praticamente all'interno. E sono 500 grammi, 1,99 in offerta. Poi super offerta anche queste, praticamente sono cotolette, queste normali, sempre pollo, sì, non contengono olio di palma e sono 1,99 euro. Poi abbiamo preso patatine perché nel weekend abbiamo preso un borroll, cioè avevamo preso settimana, no, un mese fa un borroll, non l'abbiamo fatto, abbiamo deciso di farlo con le patatine. Poi abbiamo preso il risotto di mare, questo qui no, noi non ci facciamo il risotto, ma ci facciamo una zuppetta buonissima con un po' di pomodoro, un po' di cipolla e a morte sua ragazzi, un po' di pane, buonissimo. Poi della dolciando abbiamo preso questo, sempre il mio ragazzo questo, sempre per precisare, per magari qualche sera, al stracciatella, caffè, cacao e panna. E questi qui della Dolciano di solito sono buoni, abbiamo preso anche tipo i cornetti che erano molto buoni, ma di solito erano 1,09 euro, questa volta erano a tipo 3 euro, col cavolo, ok? Questa non so quanto l'ha pagata, ma comunque non poco penso. E poi questa ricotta sempre, 55 centesimi, anche questa qui, vabbè la prendo per tutte le spese, quindi. Ora vado a mettere a posto tutta questa roba. Vai. Allora ragazzi, terza busta. Allora abbiamo preso le pesche, queste qui è 1 chilo di pesche, Orto d'Emilia, questa qui non l'ho mai presa, però erano in offerta, l'altra volta erano molto buone e stavolta erano in offerta a 70 centesimi, a noi le pesche piacciono, qua comunque il frigorifero si mantengono. Poi abbiamo preso le merendine, queste Farty Milk, che io di solito non do la merendina, come vi ho detto, magari faccio lo yogurt così. Però all'occorrenza, diciamo che abbiamo ancora quelle di un mese fa, ma va bene, erano in offerta al latte per cambiare un po' e non sempre al cioccolato. E c'è scritto che sono base di pan di Spagna farcite con crema di latte, il latte fresco italiano, sono queste qui. Ogni tanto, dai, si può anche sgarrare. Carote a 90 centesimi, patate a 90 centesimi. E sono queste di foglia verde, sono molto buone, queste ve le consiglio, sono 1 chilo. Poi, altre carotine. Anche queste, prima le tenevo addirittura fuori dal frigo, però ora tenendole fuori dal frigo mi si fanno, cioè, cattive, quindi alla fine vado, me le metto in frigo. Poi Dolciando cacao, e questo è molto buono perché comunque lo prendo sempre, infatti ce l'ho lì. E questo qui è 250 grammi, però è buono, è amaro quindi. Poi, sempre di questa foglie verdi, una marca molto buona, ho preso le cipolle, anche queste a 99 centesimi. E vi devo dire, sono belle grandi, quindi io di solito ne uso sempre metà perché sono veramente grandi e anche abbastanza forti come sapore. Amido di mais, sempre dei tre mulini, molto buono perché lo prendo sempre. Poi l'amido di mais non so come, cioè che sia buono o no, alla fine. Sempre tre mulini, adoro questa marca, è molto conveniente. Il pan grattato, anche questo invece è buono perché, come ho detto in tutti i miei blog o cose del genere, è un po' più meno fino, diciamo, rispetto agli altri. Poi, delizie del sole, ceci buoni, questi sono in scatola ma sono veramente molto buoni. E poi sono un passepartout perché ve l'ho detto, lo metto nelle insalate, ci faccio magari le polpette di ceci. E
Io ora sono un po' fissata con le cose anche magari vegane, quindi i ceci top. Non sono vegana però. Latte scremato. Poi c'ho anche il parzialmente scremato. Ho preso proprio il bustone, quello grande, perché comunque tutte le mattine ne fa fuori una tazza, quindi. Polpa di pomodoro. Allora ho preso questa a pezzetti e poi ho preso quella con i pomodorini perché noi l'adoriamo, però a volte magari tipo per delle ricettine. Quella con i pomodori interi non va bene, quindi ho preso una pezzetti. Meloni in offerta 99 centesimi. Alla pera, anche questi buoni e sono anche naturali, quindi molto buoni della Pureland e alla fine se andate a vedere gli ingredienti sono quasi tutta frutta. Ovviamente c'è un pochino di conservanti, però rispetto agli altri sono molto buoni. E anche questi qui li abbiamo presi anche all'asce perché comunque prevenire è meglio che curare, mettiamola così. E quindi vabbè, l'asce sapete che fa bene per tante cose. Poi, pomodori in offerta, anche questi a 90 centesimi. Poi, polvere di lievitante, ecco, una cosa che non trovo mai, mai all'Eurospin, mi fa incavolare, è il lievito quello lì istantaneo per le pizze, per i dolci. Oh, non lo trovo mai. Trovo questa, che è una polvere lievitante, e per quanto riguarda il lievito della pizza, trovo il lievito di birra, che deve lievitare solo un'ora, ma un'ora deve lievitare. Invece avevo trovato tipo un lievito che non doveva lievitare, era istantaneo, lievitava subito in forno ed era buonissimo, però l'ho preso alla Coop, quindi ci dovrò tornare. E lì non c'era proprio nemmeno quello istantaneo. Wafer, sempre stesso discorso bambino, magari a volte i wafer glieli do, magari che ne so, a metà mattinata, lo so, non si fa ragazzi della frutta, ma non sempre ci sono io. Quindi stesso discorso. Farina di cocco, cioè questo è il cocco essiccato rapé. L'altra volta avevo preso la farina invece. E anche questo a volte lo metto tipo nello yogurt, tipo gli dà quel saporino un po' e anche nei dolci, secondo me il cocco rapé è fantastico. Panna da cucina. Panna vegetale, anche questa è un passepartout che quando ce l'hai, magari per i dolci, per le cheesecake, anzi, seguitemi su Instagram, lo metto qua sotto, ma anche nell'info box, perché vedrete un sacco di ricettine anche molto light o ricettine anche vegane, quindi se volete seguitemi. Mi fa sempre molto piacere. Poi, polpa rustica che era 50 centesimi in sconto. Ne ho prese infatti due. Poi, i miei amati frollini dolciando che sono 1 chilo e costano 1 euro, quindi top. Poi, anche come ingredienti non sono quindi super zuccherato e cose del genere. Sempre succhi perché ne avevamo proprio finiti. Minestrina, lo so, siamo in estate, però qua in montagna tipo ora sono 20 gradi, ragazzi. Quindi, infatti, vedete la mia giacchettina? Non mi prendete per scema, ma sono 20 gradi ora. È vero che in questi giorni ha fatto più fresco, ha raffrescato, però ragazzi, 20 gradi e siamo a luglio, va bene. Sempre latte, olio d'oliva, questo in offerta a 2,90 euro, però poi può essere sempre a 3,15 euro. Melanzane, anche queste erano in offerta, le volete prendere perché anche lì ragazzi, se mi seguite su Instagram lo sapete. Ma ho scoperto una ricettina, che mi è scoperto, tra virgolette, dove praticamente prendo le melanzane, le taglio tutte a pezzettini piccolini piccolini, le faccio cuocere un pochino, poi tipo ci metto dentro una sottiletta o comunque un formaggio o il prosciutto o magari il tacchino, metto sopra in pano un po' di impanatura e sono se io le cuocio in friggitrice ad aria o se no le potete cuocere in forno, se le cuocio in friggitrice ad aria per non metterci l'olio, ma sono buonissime. Fagioli bianchi di Spagna sono molto buoni. Tonno, sono due scatoline, anche quest'altra a 99 centesimi, però sono quelle da, e questo è il mio bambino, sono quelle da 160 grammi, quindi doppio. Vabbè, altra pastina, poi abbiamo preso, ecco, pomodorini, ne abbiamo presi tre confezioni, poi c'è i ceci, ci sono di nuovo i ceci, facciamo
faccio un po' veloce perché maionese, salsa rosa. Vabbè, abbiamo comprato un po' di salse ketchup perché comunque non ne avevamo conti, magari anche per quando vengono gli amici, così insomma non averle proprio, beh, è brutto. Uova, e anche questa molto buona, ragazzi, ve le consiglio. E poi comunque sono anche uova medie, quindi non è che dici, sai, sono due ovetti piccolini, no no, sono medie. Poi abbiamo preso sempre di Delizie del Sole, questi sono peperoni agrodolce che io li metto sempre, quasi sempre nelle insalate, quando li faccio anche per il mio compagno, faccio piatto unico e ci metto anche questi. E lo so, ragazzi, sarebbe meglio quelli freschi, però a volte non ce li ho e ci metto quelli. E poi ho preso pisellini fini e cioccolato fondente, che comunque è sempre comodo averlo, però non lo apro perché non lo, cioè lo apro proprio se ce n'ho bisogno, perché sennò poi me lo mangio. E vabbè, qua dentro ci sono sempre altre minestre, pasta della minestra, ma non ci fa più niente, ragazzi. Ok, poi crostini integrali, questi dei tremolini sono molto buoni e anche una volta aperti rimangono sempre belli croccanti, perché a volte mi capitava che non rimanessero belli croccanti, quindi ovviamente. Poi patatine rustiche, anche questo è il suo discorso, magari vengono degli amici, gli offri le patatine, ok, ora si può. Poi pambolette integrale e pamboletto normale e un altro pamboletto normale. Quindi questa è tutta la nostra spesa. Ah, e comunque, come vi ho detto prima, un bel tot di latte. Questa è tutta la mia spesa, vi faccio vedere lo scontrino, è veramente tantissima, io non so. Cioè abbiamo, sembravamo quelli di vita al limite praticamente, perché comunque era un mese e non facevamo la spesa, perché col fatto che io lavoravo. Questo è il super mega scontrino, abbiamo pagato 90 euro e erano 100 pezzi, ragazzi. E per questo video è tutto, vi mando un bacetto grosso grosso e seguitemi anche negli altri video e nei blog, perché vi tengo sempre informato di tutte le cose che faccio nella casina e può essere di ispirazione, e anche su Instagram, perché ci sono un sacco di ricettini e spunti. Quindi ci vediamo al prossimo video, ciao!